Prosegue con successo in Villa Campolieto, così come anche in Villa delle Ginestre, il Festival delle Ville Vesuviane. Direttore artistico Luca De Fusco, un evento voluto, promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane nelle persone del presidente Gianluca Del Mastro e del direttore Roberto Chianese. In palcoscenico questa sera Il Lupo e la Luna di Pietrangelo Buttafuoco, che abbiamo intervistato. E le squame di Caritti si guadagnò la rata. Tanti i figli, i fratelli, i mariti, tanti perfino gli schiavi riscattati a prezzo di lavoro, ricondotti a casa. Tutti si sporgevano dalle balaustre per salutare con urla e allegria i propri cari in attesa sul molo. Cosa incredibile a prima giunta, eppure vera, una galea con le insegne di Lupo e di Luna apparve d'improvviso innanzi a Donna Lucata. Il ragazzo fu incatenato, affrontò il mare legato all'albero maestro e così la trappola fu serrata intorno al Lupo. Conobbe il vento, il sole e il sale, beve l'acqua e mangiò il pane. Un sorso e un morso al giorno. Pietrangelo Buttafuoco, ben arrivato a Ercolano, nel Miglio d'Oro, Festival delle Ville Vesuviane, ci fa sognare con questi racconti, che racconta in prima persona e poi con queste scenografie, con queste luci, con questi suoni. Si vive veramente una realtà, ci si viene immersi per un'ora e mezza, per un'ora, in questa realtà parallela straordinaria, con una sua straordinaria interpretazione, tra l'altro. E a questo punto posso soltanto arrossire e ringraziare. La bellezza in realtà è nel luogo, la bellezza che voglio consentire, un'arroganza, riguarda tutti noi nel nostro meraviglioso sud, e dobbiamo farne tesoro per farne il vero significato della parola patrimonio. Quando si dice patrimonio artistico, patrimonio culturale, bisogna ricordare che il patrimonio è proprio ricchezza, capacità di produrre, capacità di fare lavoro, e che la cultura la si fa, non la si predica. E la cultura significa far rivivere questi luoghi, perché soltanto questi luoghi possono consentirci di avere una consapevolezza del futuro. L'arte serve a questo. E poi finalmente siamo tornati anche in palcoscenico dopo questi anni così difficili. Sarà in tour con Il Lupo e la Luna? Sì, questa è la nostra prima serata, prossimamente a Camogli, poi faremo un giro, insomma, finché il bel tempo ce lo consentirà all'aperto, così che finalmente il sipario possa alzarsi, a maggior ragione perché c'è la necessità di vivere, di nutrirsi di una serata che sia legata alle parole, alla costruzione dell'ingegno, a quello che ci dà la consapevolezza del vivere insieme e dell'avere un pensiero critico che ci faccia crescere. Gli anni passarono e Scipione Cicala si fece ragazzo. Ora il sultano, ora Tepes, ora Dragut, ora Don Garcia di Toledo, poi anche gli spagnoli e tutti i saraceni andò a sbattere sull'albero maestro. Benvenuto a Villa Campolieto, ci avete fatto vivere questa sera con Il Lupo e la Luna una grande magia, un racconto fatto di parole ma anche naturalmente di luci, di musica, per una regia straordinaria. Grazie, intanto devo fare un ringraziamento particolare a Luca De Fusco, il direttore del festival, perché ci ha invitati in una magnifica cornice dove lo spettacolo, che ha la sua magia, ha ripreso una magia anche nuova. E questo è esattamente, come lo chiamiamo, un conto di parole rivelate, ovvero la parola attraverso la voce di Pietrangelo Buttafuoco, che è l'autore di quelle parole scritte, nel momento in cui le porta in scena le rivela nuovamente al pubblico, e le rivela come un sacerdote, dandogli anche una sacralità, un tono sacrale che diventa musica, diventa illuminazione. Ecco, questo spettacolo vive di questa magia, la magia del sacro, la magia del racconto, la magia del conto, di una storia antica che continua a essere
contemporanea e moderna. Stasera la prima, girerete comunque l'Italia con Il Lupo e la Luna? Sì, gireremo l'Italia, saremo a Camogli, poi faremo Sicilia e gireremo ancora, insomma, in questo scorcio d'estate, per poi riprendere in autunno una tournée naturalmente con, diciamo così, tappe ancora da definire. Francesco Lopercolo. Direttore De Fusco, grande debutto per il Festival delle Ville Vesuviane, progetto 700, dopo il grande successo di Enrico IV, la serata delle maschere, il quartetto Felix con i suoi omaggi a Paolo Esotta alle ginestre, buttafuoco a Villa Campolieto, si continua ancora fino al 25 settembre con tanti appuntamenti delle prime assolute. Sì, questa è di buttafuoco, è una bellissima esperienza, un tuffo letterario e immaginifico e anche un legame con la memoria di Paolo Esotta, a cui abbiamo dedicato l'edizione perché erano legati da una grande amicizia. Ora ci aspetta la locandiera, che è settecentesca fino in fondo. L'anno prossimo saremo più strettamente in tema, ma il Festival delle Ville Vesuviane ha sempre avuto la danza nelle sue caratteristiche, quindi godiamoci anche i due appuntamenti di danza, uno dell'11 e 12 e l'altro che chiuderà la rassegna del 24 e 25, che saranno due esperienze certamente molto affascinanti, perché questo spazio è molto adatto alla danza, essendo naturalmente scenografico.